Milan-Napoli. Milan-Napoli. Mamma mia, Mamma. quarti finale con bastoncino. Quarti di finale Quarti di finale Milan-Napoli. Milan-Napoli. Ritorno al Maradona. Ritorno a Maradona, un'eventuale semifinale, la vincente di Inter-Benfica. Per forza di cose, un'italiana in semifinale. Con Milan-Napoli, Benfica-Inter. E se vogliamo andare anche oltre, se vogliamo proprio andare anche oltre, facendo una percentuale. Le italiane tutte hanno il 75% di andare in finale ed è una cosa incredibile. Quindi ci è andata bene. All'Italia, paese calcistico, è andata bene. Tutto sommato è andato bene, benissimo secondo me alle italiane, questo è un discorso da, come dire, da italiano, da sportivo italiano. Se devo pensare al Milan, di certo poteva andare molto 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 peggio, sfida affascinante con il Napoli perché le accoppiate ragazzi sono queste. Eccole qua. Real Madrid-Chelsea, Inter-Benfica, City, Bayern Monaco-Milan-Napoli. Ragazzi, meglio di così Già, non, diciamo la non poteva verità. andare, anche se le partite si devono sempre giocare, Sembra assolutamente giocare, però il meno peggio. però. Lo sapevo, un derby italiano, lo sapevo. Oh, Napoli! Raga, io speravo di incontrare l'Inter. Perché se incontravo l'Inter ero stratranquillo. E invece ci becchiamo il Napoli che sta ammazzando il campionato. Direte voi, meglio di pescare Bayern Monaco e Manchester City? Sicuramente, sicuramente. Però Napoli è un Napoli. Raga, il Napoli quest'anno sta devastando il campionato. Quegli inculati sono andati a prendersi il Benfica. La bellezza di Milan-Napoli, secondo me se li fanno a spezzatino. Secondo me se li fanno a spezzatino. Il Napoli si fa a spezzatino il Milan, ma non è neanche tanto vero. Però, visto come abbiamo visto giocare il Napoli in 180 minuti, gliene fa 7. Gliene fa 7, ragazzi, gliene fa 7. Secondo me. Io sinceramente volevo evitare le squadre italiane per due motivi. Uno può credermi o no, perché almeno avevamo più possibilità di andare avanti, e questa è la pura realtà. Due, perché immagino eventualmente una fuoriuscita dalla Champions, lo sfottò che ci potrebbe essere. Dall'altra parte abbiamo Benfica Inter, Benfica, lo spauracchio Benfica, il nuovo Real Madrid, quello che ci ha eliminato dai sorteggi, dai gironi. Quindi questo grande Benfica affronterà l'Inter. Qui diciamo che io vedo favorita, ma io vedo favorita l'Inter. Mamma mia, ragazzi, veramente. Allora, sorteggi meglio di così per le italiane? Non parlo solo di Inter, per le italiane non potevano uscire meglio di così. Siamo stati anche fortunati che da una parte del tabellone sono capitate tutte le squadre più forti e dall'altra parte le tre italiane più il Benfica. Più il Benfica. Cioè, raga, ma meglio di così, cosa vogliamo? Stelle, abbiamo una missione difficilissima. Inter-Benfica, io lo sapevo io. Ancora Portogallo, la più in forma di questo momento. È la più in forma, ragazzi. Non mi rompete le palle. È la più in forma il Benfica. È la più in forma, ragazzi. Dai! Cazzo! Il Benfica! Lo so, c'è la moda che il Benfica è forte, la squadra più forte d'Europa, ma non è il Manchester City, ma non è il cazzo del Real Madrid, non è il Paris Saint-Germain che è stato anche eliminato. Non rompete il cazzo a fare i sommelier del cazzo di questo calcio di cazzo, ok? Meglio il Benfica che le grandi squadre. Attenzione perché sto giro il videokarma ve lo faccio io, eh. Se uscite col Benfica, io me li ricordo tutti i fenomeni del web che chiacchieravano. Vedete di passare, perché questo vi fa un culo tanto, perché questi giocano a calcio. Questo è un gran gioco, dato che parlavate di noi. Vediamo cosa fate voi col Benfica. Sono curioso, sono curioso. Adesso il Napoli, tra virgolette, diventa la favorita per arrivare in finale.
Perché tra Benfica, Inter e Milan il Napoli è quella superiore e non incontrerà nessuna. Quindi se il Milan riesce a fare sta roba di battere il Napoli, poi si troverebbe una tra Inter e Benfica, quindi si giocherebbe anche la semifinale. È assurdo, diventa ancora più importante questo quarto di finale. Diventa assurdo perché non c'è poi magari un Manchester City, un Bayern Monaco nella semifinale, un Real Madrid che tu dici vabbè, sì ok, un quarto di finale è importante, però tanto alla fine usciamo alla semifinale. No, perché poi la semifinale ce la potremmo giocare contro una tra Inter e Benfica. È assurda questa roba. Mamma mia signori, mamma mia, che partite ci aspettano.